Il libro Amaldi, a pagina 568, spiega l'intensità di un'onda sonora. Il libro la definisce con la seconda delle due formule, quindi non la formula dove compare la potenza emessa dalla sorgente e le superfici sferiche, ma invece l'altra, cioè la formula dove compare la potenza assorbita da un microfono e l'area del microfono. Infatti vediamo che il libro considera una superficie piana di area A perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda sonora, sarebbe questa, che viene investita dall'onda sonora e riceve una quantità di Joule E al secondo, delta T. Quindi E diviso delta T sarebbe l'energia fratto il tempo e la potenza che riceve la superficie, quella che io ho chiamato P'. Questa è la potenza ricevuta dall'area, diviso la superficie stessa del microfono, che il libro indica con A, la superficie, per esempio un metro quadrato. L'unità di misura quindi è Joule al secondo, Watt, diviso l'area, diviso metro quadrato. Watt al metro quadrato. Questa grandezza ci dice quanta energia misurata in Joule giunge ogni secondo su una superficie di un metro quadrato posta perpendicolarmente all'onda, e questa è la figura. Nell'esempio, infatti, prende la membrana di un microfono di area 4,6 cm quadrati disposta perpendicolarmente alla propagazione dell'onda sonora. Dopo 7,9 secondi ha ricevuto una certa quantità di energia, dividendo questa energia per il tempo si trova la potenza che ha ricevuto, che io chiamo P', e sarebbe E diviso delta T. Poi questa potenza viene divisa per l'area, che io chiamo S' e che è 4,6 cm quadrati. Così il libro trova l'intensità dell'onda sonora nel posto in cui è stato messo il microfono. Il libro passa quindi alla definizione del livello sonoro in decibel, spiegando perché si utilizza una scala logaritmica. Perché se partendo da un certo valore di base, che è l'intensità minima percepibile, cioè 10 alla meno 12 watt al metro quadrato, sappiamo che si chiama la soglia di udibilità. Ecco, se a partire da questo valore di riferimento l'intensità sonora aumenta di 10, 100, 1000 volte, noi la percepiamo come un suono 2, 3 o 4 volte più forte. Quindi la sensazione sonora è una scala logaritmica. Per esempio, se l'intensità sonora aumenta di 100 volte, noi la sentiamo 2 volte più forte, perché 100 è 10 alla seconda. Quindi noi sentiamo come percezione, sentiamo l'esponente, non sentiamo il valore dell'intensità sonora, sentiamo l'esponente, in questo caso 2, 10 alla seconda. Perciò l'intensità sonora, cioè il livello sonoro, viene definito con questa scala logaritmica che abbiamo già visto. In base a questa formula, una intensità sonora uguale alla soglia di udibilità corrisponde a 0 decibel. Infatti il rapporto tra l'intensità fa 1 e il logaritmo di 1 è 0. Questo è riportato anche dal libro. 0 decibel corrisponde al livello di intensità sonora della soglia di udibilità. Eccolo qua, 0 decibel, soglia di udibilità. La soglia del dolore invece è 130 decibel, come abbiamo calcolato prima. Qui c'è una scala di intensità di livelli sonori in decibel con alcuni esempi. Il concerto rock è vicino alla soglia del dolore. Anche la discoteca ha un livello molto alto di decibel, 100 decibel. Dice il libro, suoni e rumori con un livello di intensità superiore a 100 decibel, quindi dalla discoteca in su, possono danneggiare l'udito in modo permanente. Come abbiamo visto prima, 100 decibel corrisponde a 10 ordini di grandezza in più rispetto alla soglia di udibilità. 10 ordini di grandezza in più vuol dire un'energia circa 10 alla 10 volte maggiore. Questi sono i 10 ordini di grandezza, 10 alla decima. Ecco perché possono produrre danni. In questo esempio il libro calcola il livello sonoro corrispondente a questa intensità. Possiamo arrivarci facendo anche una stima a mente, perché 10 alla meno 4 watt su metri quadrati, che poi in realtà è quasi 10 alla meno 3, perché 6,9 è più vicino a 10 che a 1. Quindi stiamo quasi a 10 alla meno 3 watt metri quadrati, questo corrisponde a quasi 9 ordini di grandezza di più di 10 alla meno 12 watt su metri quadrati, che è la soglia di udibilità. Infatti, da 10 alla meno 12 a 10, quasi a 10 alla meno 3, ci sono 9 ordini di grandezza, quasi. Quindi ci aspettiamo che il logaritmo sia compreso tra 8 e 9, quasi 9, poi moltiplicando per 10 ci aspettiamo qualcosa quasi 90 decibel.
decibel. Infatti, eseguendo i calcoli, qui vediamo i quasi 9 ordini di grandezza che ci sono tra la nostra intensità e quella di riferimento di udibilità. Questi quasi 9 ordini di grandezza poi danno 88 decibel.